Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con Dermoestetica. Abbiamo con noi in studio il dottore Fabio Caprara, che salutiamo e ringraziamo di essere qui. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora, la ripresento, lei è laureato in medicina e chirurgia, laureato anche in odontoiatria e protesi dentaria e ha anche effettuato un master quadriennale post universitario in medicina estetica ed è anche direttore sanitario della clinica Dermoestetica di Milano. La scorsa puntata abbiamo dedicato questa bella puntata che abbiamo fatto insieme appunto all'invecchiamento della pelle nelle diverse fasce d'età delle donne e degli uomini e abbiamo visto come si possono ottenere degli ottimi risultati di ringiovanimento senza l'utilizzo di un lifting chirurgico. In questa puntata parleremo di altre problematiche che colpiscono la pelle durante l'invecchiamento, ovvero le macchie, le cupe rose, i capillari e altri tanti piccoli difetti. Ce ne può parlare? Certo. Allora, come dice il titolo della trasmissione, noi possiamo risolvere moltissimi problemi che normalmente cominciamo a vedere dopo i 40 anni attraverso luce concentrata, quindi laser, ed elettroni, un flusso di elettroni concentrati, quindi la tecnica FELC. Ecco, noi vedremo, e come tutti noi possiamo a verificare nella nostra vita, che dopo i 40-50 anni qualche piccolo danno della pelle, macchie, neoformazioni, eccetera, tutti elementi che molti pazienti pensano di non poter risolvere o di dover risolvere esclusivamente attraverso una chirurgia e quindi con il rischio, anzi direi la certezza, di cicatrice o segni del post-intervento. Ecco, noi abbiamo una quantità veramente illimitata di problematiche che possiamo invece risolvere con l'aiuto della luce e degli elettroni. E adesso man mano nella puntata vedremo come. Ecco, ma molte persone sono davvero convinte che le macchie della pelle non si possano assolutamente eliminare. È anche un po' un fattore, diciamo, femminile, collegato agli ormoni, collegato alle gravidanze. Questo allora, le donne ne sono molto convinte. Sì, diciamo che nella donna, soprattutto per l'ambito del melasma, eccetera, è ovvio che c'è una maggiore predisposizione. Però l'esposizione solare, che coinvolge quindi tanto l'ambito femminile che il maschile, purtroppo dopo i 40 anni, 50 anni, macchioline vanno a colpire un po' tutti. E noi non soltanto possiamo eliminare le macchie, noi dovremmo eliminare le macchie, perché la macchia su un viso porta già a una valutazione di età che magari quella persona prima non si sente e che, nella maggior parte dei casi, non vuole fare apparire. Quindi un viso fresco, senza macchie, con una bella texture, è un viso che fa star bene noi per primi. Degli altri possiamo anche tutto sommato non pensarci, ma quando ci guardiamo allo specchio e vediamo un viso appannato da una texture non particolarmente fresca e delle macchie, ecco, sappiamo, c'è la soluzione e dobbiamo soltanto applicarla. Ecco, la regia dovrebbe averci preparato una inchiesta che vi mandiamo in onda, così potete vedere che cosa ne pensano le persone a proposito delle loro macchie. Per quanto riguarda le macchie sul viso, come sono uscite con il tempo? Con il passare degli anni, con il sole soprattutto, e sono uscite queste macchie che purtroppo sto provando prodotti su prodotti ma non vanno via. No, assolutamente no. Io per esempio queste macchie che mi escono così col sole, quelle le toglierei volentieri. Ho mai provato a toglierle con delle creme, dei trattamenti? No, coprirle perché dicono che in teoria sono, vabbè, tra, diciamo, l'età. E tutto quanto sono cose che in teoria si lasciano, però insomma ne farei anche a meno. Io ho queste macchie in queste zone sul viso dovute alle gravidanze, sono un omaggio che mi è rimasto anche se è passato qualche anno e quindi ci lavoriamo su per camuffarle e correggerle nel tempo al meglio. E ho avuto due gravidanze in realtà, perciò la prima 6 anni fa e la seconda 4 anni fa, quindi in realtà diciamo che adesso veniamo dall'estate in cui in genere il problema si amplifica un pochino, perché anche se metti una protezione molto alta il sole arriva. Verso l'inverno invece faccio dei trattamenti dove poi compenso il giorno successivo, li faccio la sera e il giorno successivo metto una protezione alta per andare a lavorare, quindi portando via il tessuto superficiale e il giorno dopo rinnovandosi la pelle, però è protetta e quindi piano piano vanno ad attenuarsi nel tempo. Le macchie del viso. Macchie che sono spuntate con una gravidanza, con il tempo? Dopo i 70 anni, purtroppo. Ha mai provato a toglierle in qualche modo? Con delle creme? Delle creme, sì.
Ma funzionato? Fino a un certo punto, non è il laser. Trattamento per le macchie, che sarò prossima a fare. Sì, come mai? Che da tanti anni che ce l'ha, le sono venute magari dopo una gravidanza oppure nel tempo? No, non è tantissimo, quindi legate all'invecchiamento. Questa inchiesta ci darà appunto spunto per affrontare questo argomento che sono le macchie e molti pensano che con l'utilizzo di una piccola crema che vengono pagate piuttosto a livello, sono piuttosto costose, però di risultati non se ne ottengono, quindi si passa al trucco pesante. Allora, mi è piaciuta l'ultima intervista, la signora dice che non è il laser. Allora, noi dobbiamo essere oggettivi. La macchia non è semplice da togliere e per togliere la macchia abbiamo bisogno di tecnologie che siano all'avanguardia, senza dubbio, ma che siano specifiche. Allora, abbiamo sentito nelle varie persone intervistate il sole, gravidanza, l'età. Sono gli elementi che poi portano. E li vediamo, ripeto, come dicevo prima, nel maschio e nella femmina. E sono fastidiose per entrambi, sia per il maschio che per la femmina. Forse per la donna un pochettino di più, ma anche il maschio sta diventando sempre più attento a questi piccoli dettagli, perché la freschezza del viso piace a entrambi. Il laser, la signora ha nominato il laser, è lo scopo della nostra puntata. Perché il laser? Perché il laser riesce alla giusta lunghezza d'onda a distruggere la melanina che è depositata. Quindi noi lavoriamo con un laser estremamente specifico, ripeto, 532 nanometri, perché quella è la lunghezza d'onda che mi va a distruggere il deposito di melanina. Ma perché si forma il deposito? Il deposito di melanina, cioè la macchia, arriva da un'alterazione della capacità metabolica del derma, che è derivato, l'abbiamo già detto in altre puntate, lo ripetiamo ancora, dal cronoinvecchiamento, cioè il tempo che passa, e il fotoinvecchiamento, quindi il sole. Il sole rappresenta uno dei motivi principali, perché se noi prendiamo una pelle, prendiamo una persona e la teniamo senza sole per 60 anni, e prendiamo il fratello o sorella gemella, che invece ama il sole, li mettiamo insieme, uno avrà solo cronoinvecchiamento, l'altro avrà entrambi. Uno avrà macchie, l'altro invece no. Di conseguenza il sole è ovviamente uno dei fattori principali. Poi entrano altri elementi, fotosensibilizzazione legata a farmaci, a cosmetici. Non entriamo nella profondità del ragionamento, non serve al momento. Cerchiamo di capire che cos'è la macchia. Quindi la macchia è un'alterazione della capacità della pelle di eliminare quella melanina che si era formata. E quando comincia a depositarsi, non c'è cremina che tenga. Noi dobbiamo eliminarla con un laser. Quando il laser va a colpire la pelle, lo vedremo nel corso della trasmissione, noi andiamo a distruggere selettivamente quei depositi. Ecco, una cosa molto importante che io spiego sempre ai pazienti, la macchia dermica, melanica, non è un qualcosa di sporco sulla pelle, do una passata, un peeling a brado, eccetera, e la macchia scompare. Non è una macchia sul top della cucina, per intenderci, passa una spugna e tutto a posto. Noi abbiamo delle inclusioni di depositi di melanina anche in profondità. Di conseguenza, per togliere bene la macchia, abbiamo bisogno almeno di un paio di passaggi, perché durante la fase di guarigione della prima seduta, noi abbiamo eliminazione della parte più evidente. La parte che è in superficie, durante la guarigione, viene superficializzata, la parte che è in profondità viene superficializzata e noi con il secondo passaggio del laser la eliminiamo. Ci sono condizioni, fototipi, condizioni di pazienti dove le macchie sono particolarmente resistenti o comunque molto strutturate. In questi casi noi diamo anche un ausilio chimico attraverso delle creme mediche che noi formuliamo e che il paziente poi fa produrre dalla farmacia galenica più vicina a casa, in modo tale che ci sia un'azione sinergica tra l'azione del laser e l'azione della crema medica. Sto dicendo crema medica, non crema del commercio. Non me ne vogliono i produttori di cosmetici che fanno creme depigmentanti, ma purtroppo senza l'azione chimica di determinati elementi, di molecole che hanno una caratteristica ben particolare nella risoluzione della problematica macchie, ripeto, sempre in sinergia con un laser, noi otterremo dei risultati che sono sempre mediocri. Infatti una persona ha testimoniato nella trasmissione prima, nelle interviste,
Effettivamente sì, fa qualcosina, ma non molto. Ecco, il problema purtroppo è quello. Se vogliamo risolverla, la terapia è medica, non cosmetica. Ecco, stiamo vedendo appunto il trattamento che viene fatto per togliere la macchia della pelle, in che cosa consiste? Allora, come dicevo prima, flusso di luce concentrata, la luce concentrata con una determinata lunghezza d'onda, cioè se ci serve una lunghezza d'onda che vada a colpire e che la melanina assorba in modo selettivo. Se noi vediamo durante il filmato che, ovviamente questo filmato è fatto attraverso un filtro, perché sennò questa lunghezza d'onda avrebbe danneggiato il sensore della macchina da presa. Però vediamo che la pelle, subito dopo lo shot del laser, diventa bianca. In quel punto noi abbiamo il cosiddetto effetto popcorn. Popcorn perché? Perché la melanina letteralmente esplode, la zona rimane chiara, dopo qualche minuto quella struttura si ossida per la presenza dell'ossigeno ambientale e diventa una crosta, come una crosta da abrasione. La guarigione, ecco qui lo vediamo bene, la guarigione continua. Ecco qui lo vediamo benissimo. Ecco l'effetto popcorn. Quindi durante la stessa seduta si possono togliere più macchie? Durante la seduta noi possiamo trattare del corpo, tutta la zona del viso, del corpo, non abbiamo limiti, assolutamente. In questo caso, dove le macchie erano piuttosto impegnative, vediamo che c'è anche un piccolo arrossamento in alcune zone, anche una leggerissima componente emorragica, proprio perché c'è una reattività della pelle piuttosto importante. Ecco, pensiamo se noi trattiamo in questo modo. Non possiamo pensare che con una cremina si possa ottenere un risultato. Ah, questo è un caso favoloso. Dopo ne riparliamo perché la signora era stata testimone con noi in una puntata precedente. Questo è un caso emblematico, perché è stato uno dei casi più difficili che io ho trattato, perché queste macchie erano incredibilmente resistenti. Qui avevamo provato tutto, quello che convenzionalmente anche nell'ambito medico viene utilizzato, quindi soluzioni depigmentanti, peeling specifici, eccetera. E ci sono persone che sono molto più difficili da trattare rispetto ad altre. Ci sono situazioni che diventano veramente, sono al limite con le impossibilità, però quel limite viene distrutto dai laser. Perché noi quando interveniamo con i laser, qui lo vediamo il pre e post, qui il risultato è quello che è. Poi noi vedremo nell'ambito della puntata, rivedremo la testimonianza diretta della signora Gianna che era stata qui con noi e quindi vedremo quella pelle. Lì noi vediamo due tipologie di laser insieme. Vedremo il laser per le macchie, quindi un laser depigmentante a 532 nanometri, e vedremo un laser a 1100 nanometri, laser frazionato a CO2, per levigare la pelle. È un laser di cui abbiamo già parlato in altre puntate e che serve per levigare la pelle, quello che io chiamo sempre la pialla, perché mi piace usare questa metafora, perché il laser ablativo sta al medico come la pialla sta al falegname. Quando si tratta di rendere liscia una zona, ovviamente non bisogna passare per il sottile e bisogna andare con qualcosa che sia in grado di dare quella texture. Su questa signora noi abbiamo usato prima un laser dedicato alle macchie, come ho detto, e poi un laser ablativo. I risultati sono questi, una texture che è completamente cambiata. Ecco, ma quanto tempo ci vuole per ottenere un risultato del genere? Lei ha detto due sedute in linea generale per togliere la macchia, perché prima si lavora sulla parte esterna, poi si va in profondità per togliere la melanina. Ma per ottenere un risultato così bello ci vogliono... Sono tutto sommato protocolli abbastanza standardizzati. Diciamo che poi ogni volta che noi abbiamo un paziente davanti dobbiamo studiare le sue condizioni e i suoi desiderata e quindi facciamo delle valutazioni ad persona. Però in un caso come questo servono due sedute per rimuovere le macchie, raramente ne faccio tre, può capitare, e poi due sedute di laser ablativo. Fine. Non abbiamo bisogno di altro. È raro che faccia anche una terza seduta di laser ablativo. Certo, se la necessità lo richiede, lo facciamo. Però i protocolli sono questi. L'unico problema, se vogliamo vedere, è che io devo comunque attendere una guarigione tra una seduta laser e l'altra. Quelli sono tempi tecnici di guarigione del tessuto, dobbiamo rispettarli. Quindi tempo zero, prima seduta delle macchie, un mese dopo seconda seduta delle macchie, un altro mese di attesa, primo laser ablativo, un altro mese, secondo laser ablativo.
questo è il risultato. Quindi queste sono le tecniche di eccellenza durante il periodo, diciamo, quello invernale, no? Beh sì, non può quando essere fatto d'estate ovviamente, quindi in questo periodo... Non c'è il sole troppo forte, queste sì. tecniche si il periodo autunno-inverno è il periodo ideale, certo, vanno concentrate qui. Non è l'unica tecnica, vedremo anche delle altre tecniche comunque ablative. Ricordiamoci, quando c'è una tecnica ablativa dove la pelle viene... come dire, trattata con qualche con un'energia un pochettino superiore rispetto a quello che può essere un altro tipo di trattamento, ovviamente l'esposizione solare è vietata. Ecco, lei gentilmente era riuscita a portarci in studio la signora Gianna, sì. che aveva raccontato appunto quanto tempo, quanti anni aveva impiegato per ottenere un minimo di risultato, ma non c'era mai riuscita a togliere queste macchie che le danno davvero fastidio al viso. Solo grazie a lei era riuscita appunto ad ottenere questo risultato. Se le va bene l'ascoltiamo più che volentieri, è un grande piacere riascoltarla. Ve la riproponiamo e l'ascoltate. Intorno ai 50 anni ho cominciato ad avere queste macchie. Abbiamo iniziato col dottore appunto questo percorso, prima con trattamenti con pochissimi risultati, magari la pelle migliorava un po', però la macchia persisteva. Quando il dottore mi ha proposto di provare questo nuovo trattamento che stava sperimentando, io ho accettato ben felice e speranzosa di risolvere il problema. In realtà sono contentissima perché così senza nessuna possono mettere il fondotinta volendo, ecco, metto le protezioni solari adesso, un po' di ritardo, però possono mettere più fondotinta, cosa che fino a prima del trattamento non era pensabile, ecco, per me, perché mi davano molto fastidio esteticamente, chiaramente. Davano fastidio a me prima ancora che magari alle persone che mi vedevano. È andata ancora meglio di quello che io potevo pensare. Il trattamento, come dice il dottore, non è assolutamente, ma neanche fastidioso, cioè, quindi non si sente assolutamente nessun tipo di dolore. E poi l'unico, se si vuol dire, inconveniente sono queste crosticine, che però, vabbè, io sono pensionata, quindi non mi hanno creato nessun problema, però io ero un caso, secondo me, abbastanza difficile. Non credo che molti abbiano possano avere il viso come avevo io, perché avevo veramente tante macchie, ecco, tantissime. Per me è un miracolo, insomma, quello che è. Ecco, lei si è sottoposta prima al trattamento per togliere le macchie e poi a quello sì. al laser ablativo di ringiovanimento. Sì. Come mai è stata una sua scelta? È stato condiviso col dottore? Sicuramente sono stata, come dire, aiutata dal dottore durante tutto il percorso. È chiaro che poi man mano che uno vede i risultati positivi è incentivato a migliorare il più possibile, no? Compatibilmente con l'età e col fatto che certe cose poi succederanno, però potendo... Certo, il tempo non lo si può sì. fermare, ancora a quello non ci siamo riusciti, no. Però magari invecchiare bene, esatto. questo è già un ottimo per risultato. Per me il problema delle macchie era proprio un grosso problema, quindi per me è stato un miglioramento anche della mia vita, insomma, no? Per me stessa, non tanto per gli altri quanto per me stessa. Ecco, da questa intervista si capisce molto bene quanto, diciamo, un problema estetico possa poi influire anche nella parte emotiva di una persona. Sì, perché incide nella relazione con le persone un certo grado di insicurezza. Io lo vedo nei pazienti, e ripeto, maschi e femmine, proprio perché si è consci del fatto che la macchia induce all'interlocutore di capire più o meno l'età. Poi può essere una cosa importante, non importante, è relativo, perché ognuno di noi la vive in un modo differente. Però effettivamente perché coprirla con il fondotinta? Evidentemente c'è un disagio. E coprire col fondotinta vuol dire ogni mattina o magari anche nel corso della giornata intervenire per ottimizzare il colore del viso e mascherare le macchie. E questo va bene per una donna. Per l'uomo gestire il fondotinta è un pochettino più difficile. Anche se ci sono uomini che lo fanno. Sì, perché comunque avere la texture, avere una buona texture piace a tutti. Però sulla continuità magari il pubblico femminile è un pochettino più abituato, il maschile sicuramente di meno. E allora qui entrano i laser, qui vediamo un'altra nella casistica, vedremo diverse foto, vediamo un'altra paziente.
Insomma, risolverlo in modo, ecco, una macchia così, come lo risolviamo? Come lo risolviamo se non coprendola con degli strati di fondotinta o avendo il disagio di doverla manifestare? Ma perché se si può risolvere? Cioè, prima nell'intervista mi sembrava che qualcuno avesse detto ma fa parte del gioco l'età, l'invecchiamento. È vero, è vero. Poi tra l'altro queste macchie sono eredità, lo ripeto sempre ai pazienti. La macchia quando la vediamo al suo esordio, magari abbiamo 50 anni, arriva la macchia. Ah, è successa la macchia, ma io sono da 5 anni che utilizzo il fattore di protezione. Brava, benissimo. Ma quella macchia lì non è nata quando lei ha iniziato a usare il fattore di protezione. Quella macchia è la rappresentazione di un danno, di una iperesposizione solare scriteriata, come tutti ne abbiamo avuto, quando avevamo 20 anni. Quindi è una macchia che nasce 30 anni prima, sotto in profondità. Man mano che invecchiamo, quella manifestazione diventa sempre più visibile, finché a un certo punto, tac, è diventata fastidiosa. A quel punto possiamo rimuoverla? Sì. Vogliamo rimuoverla? Abbiamo le tecnologie per farlo. Perché lasciarla lì? Però quando noi possiamo rimuovere sia le macchiette, quelle piccoline e tante, ma anche quelle proprio di grossa formazione. Tutte. Che sia viso, corpo, noi possiamo togliere le macchie da qualunque zona. Qui vediamo anche delle mani. Allora, sulla destra vediamo una mano che sarà ancora da trattare. Perché vediamo che ci sono ancora delle macchioline. Ho lasciato apposta questa mano perché volevo far vedere come cambia da una situazione oggettivamente grave, il passaggio intermedio, e una situazione che molti pazienti che provengono da condizioni di macchie decisamente peggiori, come vediamo a sinistra, considerano già un ottimo risultato. Sì, infatti non è a livello visivo fastidioso la mano di destra, esatto, rispetto a quella, esatto, di sinistra, che esatto, poi fastidiosa, esatto, non è perché non ha nessun tipo di qui, patologia. L'ho lasciato apposta perché questa è una seduta. Ah, una, in una seduta? È una, infatti li dovevamo fare la seconda. Allora, il paziente decide che la situazione ottenuta dopo una seduta è sufficiente? Secondo me no, infatti generalmente ne facciamo un paio. Però a quel punto noi possiamo decidere se entrare in campo chimicamente con quelle creme mediche che le dicevo per aiutare l'attività del laser, perché alcune persone mi dicono, e lì sono i problemi più grossi oggettivi, proprio clinici, devo andare al mare, devo andare in montagna, devo andare in vacanza, non posso, eccetera, eccetera. Allora cominciamo a togliere il grosso e poi magari lavoriamo in un sistema in background con queste creme mediche. Cioè, noi dobbiamo avere l'intelligenza di fare delle valutazioni ad personam in modo tale che ogni paziente abbia una risposta che sia perfetta per la sua condizione. Quindi mettiamo in campo tutto quello che abbiamo. Questa mano, nel momento in cui noi lavoriamo poi magari con dei laser ablativi di altra natura, quelli che abbiamo visto per il ringiovanimento, eccetera, noi man mano miglioriamo la condizione. Su una mano come questa, per esempio, una radiofrequenza frazionata, che è un po' fastidiosa, può dare dei risultati pazzeschi. Però anche lì, esposizione solare, poi per un mesetto dopo la terapia è vietata. Quindi la scelta. Qua io personalmente avrei fatto ancora una seduta con un laser ablativo in modo tale da eliminare anche il resto. Questa tra l'altro mi sembra una mano di una donna abbastanza giovane, giovanile, non... Relativamente giovane, se non ricordo male, la persona ha 50-55 anni. Beh, sì. Però, insomma... Però, se noi guardiamo la situazione di partenza a sinistra, questa è una mano che se non avesse preso il sole sarebbe stata già in partenza completamente diversa. Qui è il sole, questo è il sole. Le lampade. Quindi, e questa signora ne aveva fatte tante? Eh sì, questo mi ricordo, era una cosa che avevo chiesto, dico qua ci sono molte lampade, eh sì, le ha confessato. E qui noi abbiamo dei problemi strutturali a livello del derma. In una condizione come questa, e sa come io ami i fattori di crescita piastrinici, ecco, se noi qui andiamo a lavorare con il PRP e il PRF, quindi fattori di crescita, plasma ricco di piastrine, plasma ricco di fibrina, noi siamo in grado di avere un ringiovanimento strutturale del derma.
Quindi anche questa volta sinergia fra i trattamenti, è il nostro motto, sinergia tra i trattamenti vuol dire risultati superiori. Ci dobbiamo lasciare qualche minuto, ci ritroviamo tra poco. Grazie dottore. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, stavamo parlando appunto di macchie, abbiamo anche una bella testimonianza di una sua paziente che abbiamo già diciamo un po' anticipato per quanto riguarda il trattamento che le è stato fatto, ma sentiamola direttamente che cosa ci racconta. Buongiorno a tutti, questo è un video estemporaneo. Ho appena visitato la signora Lina dopo che abbiamo fatto un trattamento diversi mesi fa per delle macchie per di Basilione. Era talmente felice, siamo talmente felici del risultato che abbiamo deciso di fare al volo un video in modo tale che le foto che poi vedremo del prima e del dopo abbiano anche la testimonianza diretta della paziente. Il livido che vedete qua non l'ho fatto io, sia chiaro, è stato un collega dentista che ha fatto un intervento. Allora, signora Lina, noi ci siamo visti per delle macchie e per dei basiliomi. Il viso era piuttosto danneggiato dalle macchie. Lei aveva già visto una mia intervista su Telecolor, sì. E aveva deciso di fare un salto da noi. Abbiamo trattato le macchie con un laser specifico. Mi dica, cos'è successo? Le macchie dove sono finite? Allora, sono finite nel nulla. Sono felice di essere qua e testimonio che tutto quello che il dottore mi ha detto è risultato tutto ok. Io avevo delle macchie. E queste macchie non ce l'ho più. Il dottore alla mia richiesta di controllo ha riscontrato dei basalioma. I basalioma sono venuti e me li ha fatti, non ci sono più neanche quelli. Sono felice di aver incontrato il dottore, felice di questa testimonianza e felice di aver incontrato lui sul Telecolor. Grazie. La signora si è un po' emozionata, sì, perché... Sì. Prima ci siamo emozionati tutti e due perché la sua felicità era talmente manifesta che alla fine mi stavo commuovendo anch'io. Comunque sono felicissimo io del risultato che abbiamo ottenuto. Adesso il prossimo passaggio sarà, non lo diciamo, in realtà non lo diciamo a nessuno, ma ci sarà un nuovo passaggio. Sì, grazie. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie al dottore. Allora, siamo in ambito estetico, ma comunque anche in ambito patologico, perché la signora ha menzionato la patologia della quale soffriva e che lei comunque ha potuto scoprire, le ha trattato e ha risolto in maniera eccellente. Ma devo dire che mi fa un piacere immenso rivedere queste interviste, le abbiamo fatte tempo fa, quindi sono sui vostri server, chiunque può andarle a vedere, però rivedere i pazienti, vedere, sentire la loro felicità, che oggettivamente è la mia, oserei quasi dire che sono più felice io dei risultati con il paziente stesso, è una gratificazione fantastica, veramente meravigliosa. Allora, qua la signora ha menzionato una cosa importante. Quando noi vediamo i pazienti, li vediamo per motivi estetici, per dare un recupero alla struttura, alla texture, eccetera, eccetera, però è un momento di screening. Ogni volta è un momento di screening. Di conseguenza, nella verifica della pelle, noi siamo in grado di vedere, anche perché le analizziamo generalmente col microscopio, quindi vediamo punto per punto, vedere se ci sono delle patologie preneoplastiche. Quindi la signora menziona il basilioma può essere trattato con il laser, dipende dalla condizione ovviamente, con il laser per eliminarlo già to cure, ed eventualmente con l'ausilio di chemioterapici topici, in modo tale che quella lesione venga bloccata e non possa avere un'evoluzione. E questa è una cosa molto molto importante. La signora alla fine diceva no, non lo diciamo, diciamo perché avevamo programmato di fare, dopo aver eliminato le macchie, di fare anche un laser ablativo. Lo possiamo dire perché poi abbiamo le fotografie del prima e del dopo, qui vediamo le macchie rimosse. La signora felicissima. Però anche qui, per esempio, non ci siamo fermati, perché spessissimo, direi quasi sempre, il paziente che approccia l'eliminazione della macchia è talmente felice che dice cosa possiamo fare di più per migliorare ulteriormente, perché adesso senza macchia io mi vedo bene, mi vedo molto meglio. A questo punto voglio alzare il risultato,
voglio alzare l'asticella e voglio ancora di più. E in quel caso, l'abbiamo già detto, noi aggiungiamo un laser ablativo. Laser ablativo che elimina la nostra famosa pialla, l'abbiamo già detto altre volte, elimina la parte superficiale della pelle, stimola la creazione di nuova pelle e di conseguenza noi troviamo una texture che cambia radicalmente. Quindi una pelle che ringiovanisce ed è senza macchie, è una pelle più giovane. Pazienti che ritrovano, noi non possiamo dire che riportiamo indietro il tempo di 20 anni. Perché se abbiamo 50 anni, abbiamo sempre 50 anni. L'importante è portare bene quei 50 anni. Se io ho una pelle bella, ho una pelle luminosa, senza neoformazioni, macchie, con una buona texture, io ho 50 anni, ma li porto splendidamente. Mi guardo allo specchio, sono soddisfatto o soddisfatta, mi relaziono con gli altri e ho una sicurezza che aumenta. Questo è un dato di fatto, senza trucchi o belletti. Quante persone, donne ovviamente in questo caso, tornano dopo aver tolto le macchie, aver fatto un resurfacing con un laser ablativo e mi dicono non mi trucco più. Per forza, se aggiungi trucco non fai altro che rendere più brutta la pelle, la appesantisci. Perché dopo un laser è una pelle talmente bella, luminosa, perché andarla a coprire con un trucco? È bella così. Quando avevamo 20 anni mettevamo sul trucco, dubito, sì, magari qualche piccolo vezzo, ma non sicuramente qualcosa di coprente, che sarebbe in questo caso peggiorativo. Quindi libertà ulteriormente, tra l'altro. Ecco, ovviamente mi piacerebbe precisare che molto spesso le persone vogliono tutto subito, avere un risultato immediato in pochissimo tempo, in pochissime sedute. Bisogna dare tempo ai trattamenti che facciano il loro corso, giusto dottore? Sì, perché quando diamo degli input, i laser non sono dei giochi, ovviamente. Lì sono importanti due cose, laser di grandi case produttrici, di non bisogna lesinare nell'acquisto, e dobbiamo utilizzare ovviamente tutta la nostra esperienza. E lì ovviamente c'è la mano del medico. C'è una valutazione preventiva e l'applicazione della strumentazione ideale per quel dato paziente. Io nelle trasmissioni continuo a ripetere questo concetto, ma questo concetto è fondamentale. Non posso pensare di applicare una tecnologia... Lei non fa un protocollo, non esiste il protocollo di dire... Il protocollo lo faccio, sì, però, viene però modificato... è sulla singola persona. Ogni persona ha magari un protocollo che è simile a quello di altri, ma in quel caso cambia qualche variabile. Può cambiare la potenza, può cambiare la tempistica. Ci sono mille valori che devono essere considerati, però ogni volta, anche se è simile tra una persona e l'altra, in quella singola persona c'è una specificità che fa la differenza. Ecco, lei è il mago delle mani, mi passi questo termine, perché parliamo di un'altra tecnica che si chiama elettroni convogliati. Lei li usa appunto per eliminare neoformazioni davvero che possono essere definite bruttissime, da vedere sia sul viso che sul corpo. Però lei lo fa senza lasciare alcun tipo di cicatrice. Qui si tratta un po' anche di magia, mi passi questo termine. Siamo quasi a quel livello, oggettivamente. D'altra parte, battuta, ovviamente. D'altra parte, se noi pensiamo di eliminare una neoformazione attraverso fare scambio con una cicatrice deturpante, allora noi dobbiamo, ovviamente i pazienti ci pensano. Allora, ci sono una serie sterminata di neoformazioni benigne che possono essere eliminate con un flusso di elettroni convogliati o anche con un laser o sinergia fra i due, sempre sinergia, senza lasciare la minima cicatrice, con quella che chiamiamo la completa restituzione integrum, cioè la zona recupera completamente e il post, che passa generalmente attraverso una crosta che cade in una settimana, 10 giorni, è di una pelle che ritorna esattamente nelle condizioni di partenza. In alcuni casi può rimanere per qualche mese la zona un pochettino più chiara, però rispetto alla neoformazione di partenza, quella variazione, eventualmente ci fosse, perché non sempre capita, è 1 milione di volte più bella rispetto alla neoformazione che è stata eliminata. E l'alternativa di un'eliminazione chirurgica lascerebbe una cicatrice che nessun paziente vorrebbe. Ed è per questo motivo che molte persone non rimuovono queste neoformazioni, semplicemente perché dicono, va bene, tolgo la neoformazione e mi ritrovo una cicatrice che mi deturpa il viso o un'altra zona
altamente estetica e attendono e la neoformazione che cosa fa? Diventa sempre più grande e più diventa grande più il paziente è a disagio e si ritrova nella condizione di fare la valutazione di prima. Se la tolgo adesso ho una cicatrice ancora più grande e lì interveniamo noi. Interveniamo come in questo caso, qui avevamo, peccato che è un po' sgranata la fotografia, comunque a sinistra qui abbiamo una verruca seborroica che sono bruttissime da vedere, ma sono veramente pessime. A volte, molto spesso sono sul viso o in zone molto estetiche, maschio o femmina, e sono veramente deturpanti perché l'occhio dell'interlocutore cade immediatamente su quella zona e crea un imbarazzo colossale. Questo lo so perché i pazienti me lo riportano sistematicamente. Non vedo l'ora di toglierla perché mi imbarazza tantissimo e lì non c'è fondotinta che tenga, perché lì non si può coprire. Però finalmente posso toglierlo perché ho visto che lei lo toglie con questo sistema e non mi lascia cicatrici. Finalmente posso toglierla. E sì che sono delle formazioni anche piuttosto estese, non stiamo parlando di... Sì, perché più passa il tempo... Esatto, più passa il tempo... Pochi millimetri o mezzo centimetro. Arrivano anche diversi centimetri quadrati. Qui noi vediamo la rimozione, questa prima fase sto utilizzando un laser a CO2 con un manipolo chirurgico, questo è molto impegnativo come trattamento, quindi qui la mano del medico deve essere estremamente allenata perché un minimo errore e il laser non perdona naturalmente. Perché utilizzare un flusso di luce concentrata, quindi un laser? Perché quando abbiamo delle neoformazioni così spesse, così estese, il laser è più rapido e più efficace. Ma quando arriviamo alla fine, e qui vedremo nel filmato man mano che andiamo avanti, verso la fine dell'intervento e abbiamo abbattuto tutta la lesione, noi andiamo a terminare rendendo uniforme il distretto utilizzando invece un flusso di elettroni convogliati, i quali sono più delicati, tra virgolette, e mi permettono di andare a chiudere la zona trattata subito prima dal laser e fare in modo che ci sia una guarigione praticamente perfetta senza che ci siano esiti cicatriziali, non rimane niente. Al massimo, come dicevo prima, può rimanere la texture leggermente più chiara, passa qualche settimana, qualche mese e la pelle torna esattamente normale, senza nessun segno. Ecco, anche questa sì che è quasi magia. I capelli non vengono rovinati, i bulbi. Allora, no, esatto, ho fatto bene a ricordarlo perché che nella fotografia il capello ovviamente sia dal laser che dal flusso di elettroni viene ovviamente bruciato. Però il follicolo sotto non viene danneggiato, quindi i capelli lì in quella zona ricresceranno. Sì. Perché l'ho visto nella fotografia, proprio si vedeva che qui lei sta trattando una zona dove ci sono i capelli e nella foto si vede che i capelli sono ricresciuti. È un trattamento molto lungo da fare questo? Cioè... No, sono pochi minuti, tra l'altro viene fatto... E è doloroso oppure tramite l'anestesia? Assolutamente no, si fa anestesia nulla. Iniettata. Quando sono particolarmente estesi, come in questo caso, si fa anestesia iniettata e il paziente non sente nulla, giusto piccolo fastidio. Addirittura nelle persone più fobiche noi mettiamo, ma lo facciamo quasi sempre a dire la verità, perché ci piace, ecco qua, questo è il flusso di elettroni convogliati, qui abbiamo già tolto la lesione, vediamo sotto l'arrossamento e qui sigilliamo tutta la zona. Questo è il preludio a una guarigione pazzesca, senza nessun segno. Comunque dicevo prima, siccome... È questo quindi che determina la chiusura dell'epidermide in maniera sì, qui la lesione senza cicatrici? Lasciata, allora, se noi avessimo lasciato quella lesione aperta post laser, il paziente guariva lo stesso. Però in questo modo noi diamo un ulteriore input affinché ci sia una guarigione ancora superiore. Quindi anche qui la sinergia, ancora una volta, fra due trattamenti funziona meglio che non singolarmente. Dicevo prima del discorso dell'anestesia, molte persone magari sono spaventate, dicono, caspita, un laser che mi brucia la pelle, dolore. No, perché, lo dicevo, nei pazienti più fobici, però spesso lo facciamo con tutti, noi mettiamo una crema anestetica prima, con la quale il paziente non sente nemmeno l'aghettino sottilissimo con cui infiltriamo l'anestetico. Il paziente praticamente non sente nulla dall'inizio alla fine, zero. Si sente una gran puzza di pollo bruciato, quello sì, ci credo. Infatti lo aspiriamo, perché sennò l'aria diventerebbe irrespirabile. E noi la lesione la vaporizziamo, passa, è una sublimazione, passa dalla via solida a quella gassosa. Via, e se ne va.
Ecco, possiamo vedere la fotografia di come appunto il prima e il dopo, quindi lei adesso sta concludendo. Eccolo qua, è un vero peccato che sia sgranata la foto del pre, perché non rende l'idea. Era bruttissima, non brutta, era bruttissima. I capelli sono cresciuti, questo a distanza di un mese e mezzo circa. I capelli sono cresciuti senza nessun problema. Felicità del paziente era totale, ci credo. Ecco quello, vediamo. E questo è il paziente nella sua interezza del viso, che non si vede più nulla. Allora, vediamo, questa è un'altra fotografia, è sempre lui, giusto? È sempre lui, visto dall'alto, giusto per dare l'idea che anche proprio dal punto di vista del profilo... Sì, è praticamente invisibile. È perfetto. Adesso, purtroppo, la foto ha dei limiti, perché io che vedo il post... Beh, ma lei ha anche l'occhio clinico, insomma. No, ma al di là di quello, proprio vedere che la lesione non c'è più, toccare il tessuto e sentirlo morbido normale, vedere la soddisfazione della persona... Quindi in quel punto non ricrescerà più, giusto? Allora, la possibilità che ricresca in qualche altra zona... In qualche altra parte? Quella lì non torna, non c'è recidiva. Non c'è. Magari in qualche altra zona sì, ma quello non possiamo evitarlo. Però quando arriva... Quando il paziente ha scoperto che si può togliere senza nessun segno, senza cicatrici, senza dolore, non aspetta più di farla crescere così. Quando è appena visibile, chiama e risolviamo. Quindi meglio toglierle ovviamente meglio da piccole. Subito. Non li possiamo togliere dal corpo. Questa paziente, per esempio, aveva delle cheratosi praticamente su tutto il corpo. Sedute del genere che vengono fatte in una singola sessione, qui sono ore di lavoro, però il paziente ha una sola guarigione, in quella settimana dovrà stare attento ovviamente a non strappare la crosta, però una volta che è guarita e la pelle è perfettamente pulita, ma il paziente non è felice. Questa paziente che cosa aveva? Delle cheratosi, era coperta di cheratosi. Ma sono frequenti su tutto queste... Tutto il tronco? Sì, anche la schiena, eccetera. Ovunque? Sono frequenti perché, come dicevo prima, i pazienti non conoscono la tecnica. E quindi le cheratosi vanno avanti, si moltiplicano nel tempo, non regrediscono, quelle aumentano purtroppo. E di conseguenza, quando poi si scopre questa tecnica, che può dare degli ottimi risultati senza lasciare segni, è la tecnica d'elezione. In casi come questi, sul corpo, può rimanere una zona un pochettino più chiara. Però, come dicevo prima, tra un corpo pieno di cheratosi e un corpo con delle leggere zone più chiare, ma è mille volte meglio avere quella leggerissima discromia, che poi con il tempo è destinata ad andare via. Ecco, abbiamo altre fotografie, altre testimonianze, possiamo vederle, questo? Allora, di questa dovremmo avere anche una testimonianza video, se non sbaglio. Comunque, questo è un décolleté. Décolleté di una ragazza giovane. È ovvio che una persona che ha una lesione del genere... Questa è una verruca? Questa è una verruca seborroica, anche questa. Allora, una persona che ha una lesione del genere su una zona altamente estetica come il décolleté di una ragazza, ma è di forte imbarazzo. Ovviamente, vestiti scollati non se ne parla, quando arriva al mare ci si mette in costume. E quanti centimetri era? Questo qua più o meno era un 2 centimetri e mezzo, era piuttosto grossa. Non era occultabile, qui il fondotinta non serve a niente. Se facessimo una rimozione chirurgica... Adesso vediamo se per caso c'è il video, se non importa. Ecco qua, qui stiamo utilizzando flusso di elettroni. Zona di décolleté, quindi zona molto delicata. Non sto usando apposta il laser, perché il laser poteva essere un po' troppo energico in quel distretto. Potevamo anche farlo. Vediamo man mano la zona che viene vaporizzata. Che cosa rimane dopo la rimozione? Rimane la famosa crosta di cui abbiamo parlato. La crosta cade dopo una settimana. E la pelle ritorna esattamente come da perfetta, come se non ci fosse stato nulla. Aveva anche un bel volume di... Sì, era grande. Di altezza. Ma situazioni come il genere, quando noi poi vediamo il paziente dopo qualche mese o anche dopo qualche anno per altri motivi, e vediamo la soddisfazione di queste persone, ma è favoloso. Perché abbiamo risolto un problema che per loro era irrisolvibile. Invece si può risolvere, e con dei gran bei risultati, tra l'altro, praticamente perfetti.
Altrimenti ci si deve sottoporre a un intervento chirurgico. Altrimenti c'è la chirurgia. Ecco, di asportazione. C'è la chirurgia. Però lesione, in una zona come il décolleté, una cicatrice di 2 centimetri, con il rischio anche di trazione e di un allargamento della cicatrice, sarebbe stata un'opzione per la paziente? No. Infatti, per questo motivo, aveva atteso finché ha trovato la soluzione. Ecco, ci sono parti, questo vicino al pube. Idem, questa è una zona del pube, tra l'altro zona delicata perché in determinate situazioni trovarsi in una condizione del genere è sicuramente di grande imbarazzo. E qui l'abbiamo eliminato. Non abbiamo il posto in questo caso perché il paziente veniva da lontano, avevo chiesto di mandarmi le foto del posto, la paziente poi si è dimenticato, non è un problema. Comunque abbiamo risolto tutto, abbiamo sentito telefonicamente, perfetto. Tutto a niente, posto. Non rimane nessun segno, zero. Mentre c'è... Ci sono anche delle cose che sorgono sul viso. Sì. Questi sono dei piccoli dei fibromipenduli. Ecco, fibromipenduli. Anche questi. Queste sono delle cose che dopo i 40 anni cominciano a proliferare sul viso, sul collo, sulle pieghe dove c'è umidità, generalmente le pieghe ascellari, inguinali, eccetera. Anche qua, allora queste sono delle cose veramente molto semplici. Però li possiamo eliminare in modo radicale. Quelli, una volta eliminati, non torneranno. Magari se ne formeranno degli altri nel tempo, però intanto quelli non tornano più, non abbiamo recidiva. Quindi in una seduta se ne possono togliere diversi? Si possono togliere centinaia e centinaia, non c'è limite. Basta soltanto dedicare il tempo corretto. Ecco, vediamo se... queste sono ancora... Neoformazioni di questo è sempre una verruca? No, questo è un nevo di Miescher, è un nevo benigno. Molte persone non amano avere queste formazioni e ovviamente togliendolo con una tecnica di shaving, cioè tagliandolo in sostanza, tecnica molto cruenta perché poi porta a un sanguinamento, a una gestione del post intervento un pochettino più problematica. Noi semplicemente lo vaporizziamo. Una seduta è sufficiente a togliere tutto, consigliamo sempre a distanza di un mese un ritocco o al massimo un paio e il nevo se n'è andato. Lui tende a superficializzarsi ancora un pochettino, però dopo il primo o secondo trattamento di ritocco la questione è risolta, il paziente è soddisfattissimo. E come mai non usa il laser in questo caso? Perché il flusso di elettroni in questo caso è più controllabile, perché l'azione del flusso di elettroni nella mano del medico esperto riesce a rimanere nell'ambito di attività tale da non generare problemi. Il laser ha una tale potenza che in un attimo si può andare in un eccesso di risultato. Ecco, altro problema sono le cisti che compaiono sul viso, sulla testa. E sì. Anche in zone difficilmente trattabili se non con un intervento chirurgico. Questo è l'ambito. Lo definisco demolitivo perché molto spesso lascia profonde cicatrici con, diciamo, difficoltà di rimarginazione della pelle, magari nelle parti del naso. Esatto, tutte le zone particolarmente estetiche, viso in primis. Qui abbiamo una persona che è una ragazza giovanissima con una cisti sebacea nella guancia. Noi trattiamo tantissime situazioni del genere. Qua l'eliminazione della cisti con una chirurgia tradizionale avrebbe portato a un taglio almeno di 5 cm. Di conseguenza un problema netto per l'estetica del viso di questa persona. Con la mia tecnica entriamo nella zona con un forellino di 2 mm fatto con un flusso di elettroni convogliati. Entriamo all'interno con una strumentazione particolare in microscopia, eliminiamo tutta la cisti e anche il sacco cisti con la capsula e la guarigione, qui vediamo il post dopo circa un mese e mezzo. Abbiamo anche una testimonianza video di questa signora, di questa ragazza, che era talmente contenta che ha accettato di fare un piccolo video con me, qui la vediamo. Buongiorno a tutti, lontano da me l'idea di autocelebrarmi, però ho qui una paziente bellissima, che aveva una cisti sulla guancia, che abbiamo tolto con il mio metodo, e con un forellino piccolissimo. Allora, la testimonianza del paziente, che è talmente felice che vuole testimoniare appunto il successo delle cose, siamo qui,
Il vantaggio qual è stato? Quello di non fare un taglio chirurgico classico da 7 cm. Abbiamo le fotografie del prima e del dopo, non era una cisti semplice, era anche piuttosto impegnativa, eppure se guardiamo non c'è praticamente più nulla. Poi metteremo le foto del prima e del dopo. Questo ecco è il mio dopo e avevo una cisti di circa queste dimensioni. Ecco fatto, come nuova, missione compiuta. Abbiamo, non so se abbiamo preparato il video di come lei estrae queste cisti, che è davvero molto... Credo che c'è qualche video in qualche trasmissione precedente. Ecco, è davvero, vi invito ad andarlo a vedere perché è incredibile come lei riesca a togliere delle cisti enormi facendo proprio un lavoro da... Sa qual è il segreto? Da millimetro. Il segreto è che togliere quelle cisti mi diverte tantissimo. E quindi, ma senza cicatrici, poi. Senza cicatrici, rimane al massimo come un poro dilatato. È incredibile come riesca a fare queste cose senza lasciare neanche mezzo centimetro o un centimetro di cicatrice. Non se ne parla proprio, al massimo rimane un segno di un millimetro e mezzo, un poro dilatato, niente di più. Incredibile. Dottore, io la ringrazio perché anche oggi ci ha portato delle tecniche davvero molto innovative che riescono a ottenere un risultato di ringiovanimento senza chirurgia. Quindi è quello che noi vogliamo, mantenerci giovani e soprattutto in salute senza ricorrere a degli interventi chirurgici comunque piuttosto invasivi. Vuole concludere con qualcosa? Una riflessione che vuole lasciarci? Un piccolo pensiero finale è che noi possiamo, con delle tecniche mediche, risolvere molti approcci che una volta erano esclusivamente chirurgici. Ecco, molti pazienti possono quindi affrontare miglioramenti del proprio viso in completa sicurezza e tranquillità. Dottore, io la ringrazio ancora, ringrazio anche voi che ci avete seguito. Vi ricordo che se volete rivedere la puntata lo trovate sul nostro sito internet, dove trovate anche poi i riferimenti del dottore Fabio Caprara. Grazie ancora, arrivederci. Grazie dottore. Grazie a voi.